sono sicuro che la persona che deve per quest'anno questa scelta per il primo tipo durerà a lungo ed è un'emergente vera che si chiama Valentina Lodolino. Grazie, poi il premio è veramente bellissimo anche perché ricorda le sale di proiezione. La sala buia, secondo me, quindi è prezioso per questo. E no, poi sì, prima avete detto che io sono legata a Viterbo, è vero, perché una parte di me sta qui, perché una parte della mia famiglia, insomma, le mie amiche sono qua e quindi io condivido il premio con loro. E anche colpa loro se io faccio l'attrice, perché sono il mio sostegno. Ah, sì. Ci sono tante cose da raccontare nel film. La macchina che vedrete, la Mehari di Giancarlo, è la sua Mehari vera, quella anche dove è stato ucciso, che dopo l'omicidio era scomparsa. Poi quando è uscita l'Ansa, dove veniva dichiarato che Marco Risi avrebbe girato un film su Giancarlo Siani, ci hanno telefonato, cioè hanno telefonato a Marco, dalla Sicilia dicendo la macchina è qua, e era vero, sono andata in Sicilia, la macchina era quella di Giancarlo, c'erano anche, purtroppo c'erano i buchi delle pallottole, però c'era il suo libretto, tutto quanto, e quella macchina non funzionava. Poi ci hanno rimesso la benzina, hanno pulito il motore, la macchina è partita, ha fatto tutto il film con noi e poi ha smesso di funzionare di nuovo. Queste sono cose che a noi, cioè, ci hanno trasmesso, non so, c'era un clima, era come se ci fosse una presenza, l'abbiamo sentito. Libero di Rienzo è il protagonista, indossa le camicie di Giancarlo perché la famiglia ci ha tenuto molto che lui indossasse le vere camicie, insomma, di Giancarlo. Sono tutte cose che responsabilizzano chi tenta di raccontare la storia, allo stesso tempo creano un'atmosfera molto emozionante, insomma, che secondo me il film trasmette pure, quindi insomma,